Napoli diventa ancora più accogliente per i turisti. Dal 19 dicembre saranno attivi i primi 5 infodesk della città. 30 stagisti delle università napoletane provenienti dalle facoltà di lingue e di economia turistica affiancheranno il personale comunale. Tutti i punti informativi saranno dotati di computer connessi ad internet e riceveranno il materiale cartaceo sulle offerte turistiche e culturali della città, raccogliendo informazioni e brochure da tutti i centri e le istituzioni culturali. Con l'accesso diretto a palmari e cellulari sarà anche possibile scaricare alcuni percorsi di turismo online. L'osservatorio turistico sotto il porticato di Piazza del Plebiscito, il Maschio Angioino, la Chiesa di San Severo al Pendino, il PAN ed il Centro La Bulla al Borgo Orefici saranno le prime 5 postazioni, ma il progetto prevede l'apertura entro la prossima estate di 16 infodesk in tutto il territorio cittadino. Il progetto Hai Napoli, sostenuto dalla Camera di Commercio, è frutto della collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, i 4 Atenei Napoletani e le principali associazioni di categorie del settore turistico. Mi piace molto di questo progetto il fatto che abbiamo messo in rete le esperienze più importanti delle associazioni di categoria, abbiamo messo in rete la Camera di Commercio e le università al fine di realizzare appunto un processo che sia partecipato dai cittadini e che sia il più possibile sistemico, un'idea che valorizza i luoghi del territorio della città come importante momento per lo sviluppo futuro. Non sono gazebo, ma sono punti della città, edifici, luoghi monumentali che saranno attrezzati con questa che è l'immagine degli infopoint della città e con un computer, con il wifi, materiali provenienti da tutti i siti monumentali e artistici della città, con la presenza di operatori comunali e soprattutto di giovani stagisti dell'università, studenti che parlano le lingue, che saranno partecipi di un progetto e di una visione del futuro di questa nostra città, che è una città di cultura e di arte, e noi continueremo ad affermarlo con tutte le forze.